Buongiorno, bentrovati a questo appuntamento di Spazio Libero. Buongiorno al nostro caro amico Don Giancarlo Gatto. Buongiorno Come va? carissima Patrizia De Napoli. Don Giancarlo Gatto, come va? Va bene, salutiamo. Il nostro telespettatore. No, vi Saluta salutiamo insieme. Buongiorno ai nostri amici. Lei saluti, buongiorno ai nostri fedeli. No, amici, 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 amici. Gesù chiamava amici, non vi chiamo più servi né fedeli, né vi Sì. chiamo amici. Bene. E stavo guardando qui l'antifona d'ingresso di Domenica, che è proprio bella, che dice: Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di noi, l'hai fatto con retto giudizio. Il Signore ci lascia liberi di fare quello che ci pare e piace. Sì. Delle volte ci va bene, delle volte ci va male, ricade su di noi perché se la realtà non la trattiamo come la dobbiamo trattare, poi è la realtà, non è il Signore. Il Signore ha impresso la legge della realtà che noi dobbiamo imparare piano piano, anche sbagliando. Abbiamo peccato contro di te. Non abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti, ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi secondo la grandezza della tua misericordia. Io, Domenica, quando ho incontrato questa parola, opera con noi, mi è venuto subito in mente la mia amica Aurora, che dicono i medici che è in coma. Ha avuto un'emorragia cerebrale, una amica, una mamma, 43 anni, di due figli, maschi, marito, genitori, amici, parenti, che stiamo tutti quanti partecipando, e chissà quante persone ci sono nella sua condizione, no? Quando i medici ti dicono che non si può operare, non l'hanno operato perché dici che non c'è niente da fare, ecco, qua invece dice opera con noi, quindi noi chiediamo anche a Padre Pio di pregare per noi, pregare per questa nostra sorella, che il Signore operi come vuole Lui. A Dio tutto è possibile, può sospendere anche le leggi di natura e fare un miracolo, però certamente noi dobbiamo sempre pregare perché opera nei nostri cuori, nel cuore del marito, nel cuore dei figli, nel Certo. cuore della mamma, nel cuore di tutti quanti noi, perché possiamo cambiare un po' vita. E poi volevo riprendere, se tu mi consenti, il Vangelo di Domenica, che è troppo, troppo, troppo provocante, no? Perché Gesù si rivolge ai principi dei sacerdoti e agli anziani, insomma, persone rispettabilissime, e dice una paraboletta interessante, che dice che ve ne pare, un uomo aveva due figli, si rivolge al primo e gli dice: figlio, vai a lavorare nella vigna. E quello dice: no, per piacere, papà, non ne ho voglia. Però dopo, pentitosi, ci va. Poi si rivolge all'altro figlio e dice: figlio mio, vai a lavorare nella vigna. E quello lì: sì, signore, però non Non ci ci va, va. dice Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Gli rispondono: l'ultimo. Perché ha detto sì. No, no, quello che pur mormorando non è andato. Ah, ok. Quello che pur mormorando non è andato. E Gesù dice loro: in verità vi dico, ecco, i pubblicani, che significa delinquenti, delinquenti, perché i pubblicani erano degli ebrei che chiedevano le tasse per conto dei romani, in più mettevano la Sì. tangente, quindi delinquenti. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Quindi è una provocazione grande, che possiamo scherzare, però dobbiamo Certo. aiutarci a capire che significa che i pubblicani e le prostitute ci passano avanti nel regno di Dio, magari a noi preti che facciamo tutto il discorso lindo e pinto, a parlare siamo tutti bravi, ma poi nella realtà Come ci siamo veramente comportiamo? coerenti con quello che diciamo? Una volta l'antichi dicevano: fa chi lo cuprive te dice. Un va che lo cuprive te fa, perché uno può dire bene, può predicare bene E e può razionare razzolare male. male. Quindi almeno se predichiamo Però è bene, brutta questa cosa che si è dice. bruttissima, però scusami, Rispetto quando ho a capito, voi preti, dico ma in io. rispetto a tutti, quando mio padre diceva non fumare, non imparare, anzi mi diceva: E se magari suo impari a papà fumare, e lui fumava. fumava, però non poteva dire: perché io fumo pure tu. Ecco, la verità è oggettiva, è logico che è tristissimo. Noi perciò dobbiamo pregare, no? Come abbiamo pregato per la nostra amica, preghiamo per noi stessi, perché Dio operi nei nostri cuori con la sua misericordia e Certo. noi possiamo cambiare, perché noi non cambiamo quando veniamo puniti o per paura della Certo. punizione. Noi cambiamo quando, dopo aver sbagliato, qualcuno ci perdona, ma ci perdona seriamente. Io di questo ne sono convinto. Allora, nel regno di Dio, questo è il concetto, si entra quando si riconosce la propria falsità.
fragilità, che può dipendere molto da un'educazione, un contesto in cui siamo vissuti, ma dipende anche dalla nostra libertà. Perché ecco, perché la domenica quando andiamo a messa la Chiesa ci fa dire il confesso, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato io il prete che celebro, in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa tre volte, mia grandissima colpa, però supplico la Madonna, gli angeli, i santi, Padre Pio, e voi fratelli pregate per me perché io posso fare esperienza della misericordia di Dio, anche se non sono una prostituta, non sono un delinquente, però se non lo siamo materialmente, quanti pensieri brutti ne venano? A tutti. Gesù lo dice chiaramente, per esempio quando Gesù parla dell'adulterio, che è un peccato, perché lo dice, guardate che voi è stato, la vecchia legge dice chi commette adulterio commette peccato, ma io vi dico che guardare una donna con il desiderio di possederla, come una casa, una macchina, una proprietà, no? Cioè è già commesso adulterio nel cuore, quindi chi di noi può dire? Ecco, ci dobbiamo aiutare a stare nell'umiltà e nella verità, e non è per niente facile, e dobbiamo desiderare che quando c'è qualcuno, ecco perché poi il Vangelo prosegue, come Giovanni il Battista, che non tanto con le parole, ma con la sua vita, ci richiama tutti quanti, perché fa una vita sobria, una vita coerente, sì. Si vede, no? Ecco, è venuto a voi Giovanni, ai principi dei sacerdoti, agli anziani, nella via della giustizia, e non ci avete creduto, manca Giovanni Battista, avete creduto, Padre Pio, quante persone Padre Pio maltrattava, li cacciava via, quelli che andavano a confessarsi così, solo per curiosità, perché ci si può andare a confessare anche per curiosità. E curiosità rispetto a cosa? Curiosità, dice, vediamo su prieve che dice, che un va, no? Cioè, se uno ti hanno parlato bene, non è un peccato, no? Però quelli che con il prurito di chissà che cosa, lui se ne accorgeva e li trattava male. Ecco, perciò, perché era un uomo di Dio, gli uomini di Dio vogliono bene agli uomini, non cercano di accattivarsi gli uomini, cercano di richiamarli alla misericordia di Dio. Intanto soffermiamoci, come avevamo detto anche la settimana scorsa, sulla questione legata a Padre Pio. La beatificazione c'è già stata, è in corso, perché l'altro è santo proprio a tutti gli effetti. Prima c'è stata la beatificazione, poi c'è stato il San Pio da Pietrelcina. Io non ci riesco mai, perché io Pietrelcina. No, invece è Pietrelcina. No, Pietrelcina non è anche a scriverlo avrei scritto Pietrelcina, E invece è Pietrelcina. Non lo sapevo. Allora, intanto parliamo per un attimo di Padre Pio, poi lei lo sa che devo darle un attimino Padre una finestra Pio, anche sull'attualità. Secondo me Padre Pio anzitutto ci fa ricapire, lui come tutti i santi, che cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo non è un ragionamento, non è una dottrina, non è una filosofia, non è una cosa che c'è, è un avvenimento, sì. Ed è un avvenimento umano straordinario, talmente straordinario che fa pensare a Dio, no? Cioè questo è il problema. Allora, vedere una persona, o meglio, un gruppo di persone che vivono in modo diverso, questo è il cristianesimo, carissimo, il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo è una donna, un marito e un bambino, che stanno, quante donne, marito e bambini stanno insieme, però Gesù, Giuseppe e Maria, noi diciamo, siate la salvezza dell'anima mia, quello è il prototipo della famiglia, la famiglia che c'ha lo stupore, c'ha la meraviglia per la realtà, che non si è fatta da sola come ci vogliono fare credere, ma che l'ha fatta Dio, e noi dobbiamo imparare a trattarla, a conoscerla e a trattarla, voglio dire. Allora, Padre Pio, secondo me è un segno della bontà grande di Dio, che sa che noi non crediamo a chiacchiere e a tabacchere il legno, noi siamo più intelligente di un banco di Napoli, perché non possiamo credere al primo che arriva, dobbiamo vedere, e Dio lo sa questo, e ogni tanto quando vede che stiamo precipitando ci dà dei segni, e Padre Pio è un grande segno di Dio che va a rinnovare la fede in Gesù Cristo, perché Padre Pio, come anche suor Elena, come Natuzza, le nostre madre Elena, Natuzza,
hanno portato i segni. La cosa grande di Padre Pio è questo segno grande, 50 anni ha avuto i segni di Gesù, eh? E ci sono un sacco di persone che conservano le croste del sangue. Addirittura? La miseria. Io una volta in un pellegrinaggio siamo stati ad un albergo e i proprietari erano i figli dell'autista di Padre Pio. Una storia bellissima. L'autista dei figli di Padre Pio. L'autista di Padre Pio e i figli gestivano questo. E ci avevano questa reliquia di Padre Pio, una crosta del sangue che si formava alle. Ed è, ci hanno raccontato la storia, che è impressionante, ma di Padre Pio si racconta una storia impressionante. Sentiamo. Impressionante veramente, perché c'è la mano di Dio. Che praticamente lui, questo autista, era un uomo molto discreto, molto timido, e quindi era già contentissimo di poter fare l'autista Padre Pio. Lo portava. E la moglie che gli rompeva la testa, chiedigli qualcosa, chiedigli un pezzettino di cose, chiede, fatela dare, e lui aveva vergogna, non le chiedeva mai. Un giorno praticamente Padre Pio stesso gliela diede, dice, se no tua moglie non la smette, per dire, questa è anche sono i particolari, ma di questi particolari di Padre Pio, che aveva questo dono di Dio di leggere veramente le poi persone. Ricordiamoci il legame con Giovanni Paolo II, che attraverso di lui un'amica di Giovanni Paolo II guarì miracolosamente. Come? Aveva una malattia, e Karol Wojtyła, quando era cardinale, manda una lettera a Padre Pio, e Padre Pio questa lettera la tiene con sé e prega tanto per questa donna, che poi guarisce. E quindi poi il rapporto con Padre Pio, e quando si sono incontrati Padre Pio gli aveva preannunciato che sarebbe diventato importante, e quindi gli aveva dato. Quindi sono collegati, ecco, il Signore non ci lascia, ma il problema è la somiglianza a Gesù. Ma le posso chiedere una cosa, poi ritorniamo su quello, perché adesso mi viene in mente, naturalmente Giovanni Paolo II su tutti, però un uomo, un prete contemporaneo, in vita, che fa e ha queste, non so se definirle capacità, doti, no, sensibilità, doni straordinari, poi ecco. Fra le altre cose, che non sono i doni ordinari, ecco. E c'è sono qualcuno doni qua, straordinari. Ma rimaniamo un attimo in Italia. Sì, ci sono alcuni, ma io non sono documentato in questo campo, quindi. No, ma a parte documento, non se ne parla, quindi evidentemente persone che hanno questi doni di Dio. No, io si sta formando dentro di me una convinzione. Che Natuzza fino a qualche anno fa c'era, adesso. Sì, ma questi qua, Natuzza, Padre Pio, Madre Elena, sono di una certa. Negli anni 60. Sì, di una certa ma generazione. Ma nello stesso tempo, ecco, secondo me sta cambiando anche il modo di manifestarsi di Dio in mezzo a noi, specialmente doni dello spirito. I doni dello spirito che noi abbiamo ricevuto attraverso le esperienze che dentro la Chiesa cattolica sono nate dopo il concilio, subito prima e dopo il concilio Vaticano II, ma diciamo con i cambiamenti dei tempi, con l'inizio del boom economico. E è iniziato anche un boom nella Chiesa, perché nella Chiesa poi sono nate esperienze grandi. Io per esempio, se sono cristiano, cattolico, praticante e poi prete, se non avessi incontrato l'esperienza di comunione e liberazione di Don Giussani, a me il cristianesimo come lo viviamo noi in Calabria non mi avrebbe molto convinto, ma non mi avrebbe convinto manco madre Elena, che ne avevo sentito parlare. Padre Pio per esempio mi faceva paura, io avevo un po' di paura di Padre Pio, perché? Sai, esse stime, se cose che e quindi Natuzza pure, perché secondo me sta cambiando anche il modo, perché Dio sceglie i modi come manifestarsi, adesso ha scelto questo qua, perché ci sono queste esperienze nella Chiesa che hanno rinnovato, stanno rinnovando la Chiesa, Comunione e Liberazione, Focolarini, Cammino Neocatecumenale e tanti altri gruppi suscitati dallo Spirito. Ecco, nel 98 il Papa fece l'incontro con tutti i movimenti, quindi lo Spirito Santo. E poi ci sono queste apparizioni della Madonna dal 1981. Io avevo ancora
ero nella vecchia vita, nel 1981, quando la Madonna è incominciata ad apparire a Međugorje. E quindi sta cambiando il modo anche di manifestarsi di Dio nella vita degli uomini, perché oggi tanti ragazzi, tanti giovani cambiano vita incominciando a seguire altri, non attraverso questi segni particolari, straordinari. Oggi abbiamo bisogno di queste testimonianze nella vita, e anche non tanto preti, ma persone. Difatti, i sei veggenti di Međugorje sono tutti sposati con figli, tutti, e danno una testimonianza bellissima di semplicità, di serenità, di gioia, quella gioia vera, profonda. Ecco, questo siamo chiamati oggi a dare. Io sono convinto che se non si moltiplicano le comunità cristiane, ecco, dobbiamo preoccuparci, e dobbiamo lavorare in questi termini. La settimana prossima soffermiamoci su questi fenomeni, due, così magari dà un'occhiata, magari non so se vuole informarsi. Allora, intanto sulle lacrimazioni delle Madonne. Voglio sapere cosa ne pensa. Ma io ti dico la mia esperienza, io non riesco a dire, io ti dico la mia esperienza sulla, sì, sulle lacrime. E poi sulle lacrime di San Gennaro. Il sangue. Il sangue, com'è? Il sangue che si coagula normalmente, che il giorno della festa di San Gennaro si scioglie. E questi fenomeni? Vabbè, perciò dico, dobbiamo fermarci, mi volevo soffermare. Ma io ripeto, secondo me oggi il miracolo più grande è incontrare in ufficio, incontrare a scuola, incontrare nell'ospedale una persona che vive quella circostanza, o da ammalato, o da infermiere, o da medico, o da professore, o da bidello, o da studente. Ecco, il problema è la testimonianza che siamo chiamati a dare noi cristiani nel mondo, perché noi siamo la luce del mondo. Dice sì. Gesù a noi, dice: io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo, voi che mi seguite. Ecco, se perdiamo la luce noi, oppure perdiamo il sapore, qua è il problema. Ecco, tu volevi fare un accenno a sto richiamo del cardinale Bagnasco sulla politica. Va bene, non è che dice cose sbagliate, dice cose giuste, dobbiamo purificare l'aria. Sì, allora, intanto c'è un attacco non indiretto ma diretto nei confronti del premier Berlusconi, ma quello che mi viene in mente è giusto che la Chiesa si inserisca in un contesto politico, poi che attacchi anche il governo, non è mai successa una cosa del genere, forse nel corso degli anni della Curia, però quello che dico è giusto che si vada ad inserire in un contesto politico anche la Chiesa. Ma non è che si inserisce in un contesto politico, la Chiesa fa politica, non va partitica. Perché c'è critica a Berlusconi, bisogna purificare l'aria. Ma questo quale giornale lo dice? Il Messaggero. Il Messaggero. La Chiesa, ma non è solo, per esempio, tutti quanti, è riferita stili a tutti. Di vita incompatibili con il decoro alle istituzioni. Ma non è che ce l'ha solamente Berlusconi, ce l'hanno parecchi questi stili di vita incompatibili. Ma noi dobbiamo fare meraviglie, no? Cioè, a me mi calzano meglio queste parole del Papa. Dice: siamo certi, dice il Papa, Dio desidera la salvezza del suo popolo, desidera la nostra salvezza, la mia, dice lui, la salvezza di ciascuno, pure di questi politici. Santa benedizione, ma si benedetti i politici, un su passati delle case nostre, un su passati delle parrocchie nostre, abbiamo fatto un battesimo, la prima comunione, a cresimo, un matrimonio, un su passati dalle scuole nostre. Noi, se vogliamo dirci la verità, è che questo progresso ci ha scombussolato un pochettino tutti quanti, specialmente quello che i sociologi chiamano questa boom tecnologico. Ecco, il progresso tecnologico, padre, e questo è il punto, non sappiamo come. E dobbiamo dire la verità, che l'incidenza oggi che ci ha avuto la famiglia, la scuola e anche la Chiesa in questi ultimi 40 anni è quasi nulla, tranne quelle esperienze che ti ho detto prima, perché che sono attaccate fortemente anche Comunione Liberazione, che è quella che è un po' più dentro la questione politica, ma peste con Opus Dei, dice che è tutta una mafia, quelli che criticano, ma meno male che ci sono queste persone. Certo. È logico che ci possono essere gente che sbaglia, no? Però c'è gente pure che veramente fa il suo dovere, proprio con la grazia di Gesù Cristo, che viene dall'esperienza cristiana. Però non possiamo, siamo tutti nella stessa barca. Qua, se non ci diamo una regolata a tutti quanti, facciamo un bagno di umiltà tutti, e pensiamo alle nuove generazioni come
non informarle, perché informazione mo ne ricevono, ne possono ricevere i ragazzi, formarle nel senso fargli fare delle esperienze belle, umane, ricche di umanità, che allora poi diventano politici. Allora, noi abbiamo fallito in questo, eppure la Chiesa c'ha le sue colpe, certo. E mea culpa da fare, tutti quanti, però senza stare ad accusarci l'uno con l'altro. Perciò sono belle queste parole, no? Sempre e soprattutto in tempi di pericolo e di cambiamento radicale, Dio è vicino e il suo cuore si commuove per noi, si china su di noi affinché il potere della sua misericordia possa toccare i nostri cuori. O me che le Berlusconi, o tu che le Amedeo, certo. Ci vuole l'apertura a lui, ci vuole la libera disponibilità di abbandonare il male, di alzarsi dall'indifferenza e di dare spazio alla sua parola. Dio rispetta la nostra libertà, egli non ci costringe, egli attende il nostro sì e lo mendica, per così dire. Perciò la preghiera, non per star bene, la preghiera perché il mio cuore e il cuore di ognuno di noi si possa aprire a Dio e quindi muoversi diversamente. Certo. Il cardinale di Milano, il nuovo cardinale, sì. Scola ha detto questo, gli ha chiesto aiutatemi, aiutiamoci, perché qua siamo tutti quanti nella stessa barca, aiutiamoci ad essere uomini significa essere bisognosi non solo della tecnologia, non solo delle scoperte scientifiche, che sono belle tutte le comodità, ma il bisogno dell'uomo è vivere bene il rapporto con Dio, perché lo vediamo, no? Ebrei, musulmani, buddisti, cioè ognuno vive il rapporto con Dio in un certo modo. Noi dobbiamo, Gesù vuole farci vivere un rapporto con Dio veramente da figli, e perciò possiamo dire Padre nostro. Allora cambia. Ma perché, a proposito con gli altri fratelli di altre religioni, perché i cristiani, tra virgolette, insomma, vanno d'accordo con le altre religioni, ma spesso e volentieri le altre religioni non vanno d'accordo con i cristiani? Cioè, o meglio, pare che ci sia, non pare, c'è sicuramente più tolleranza da parte dei cristiani nei confronti di altri, invece gli altri no. Questo, diciamo, è una, in termini apologetici di difesa è un argomento a favore dei cristiani. No, questo si però non lo usiamo in questi termini. E perché abbracciamo di più? Io quando dico che per mezzo di lui, per mezzo di Cristo, tutte le cose sono state create, quindi pure i musulmani, pure i buddisti, pure gli evangelisti, pure gli atei, pure gli agnostici. Anzi, il Papa sugli agnostici dice una cosa bellissima, dice, traducendo il Vangelo che abbiamo letto prima, dice, tradotto nel linguaggio del nostro tempo, dice, l'affermazione le prostitute, i pubblicani vi precedono nel regno di Dio, dice, sarebbe così, agnostici, quelli che non gli interessa di niente, sì. Agnostici che a motivo della questione su Dio non trovano pace, persone che soffrono a causa dei loro peccati e hanno desiderio di un cuore puro, sono più vicini al regno di Dio di quanto lo siano i fedeli di routine, quelli quattro gatti che vengono alla messa la domenica, che nella chiesa vedono ormai soltanto l'apparato, senza che il loro cuore sia toccato da questo, dalla fede. Non si commuove. Siamo pieni di persone. Ma però non che vi siete praticano. Posti qualche domanda? Il fatto che comunque la domenica, che sia la domenica, sia qualche altro giorno, sono realmente, se lei mi dice quattro gatti, effettivamente saranno quattro gatti. Siamo al 15%, però. Questa è l'affluenza alle messe domenicali, scarso, sì. Che, dove il 12, dove il 18, il 20, questo, poi si fa il 15, media nazionale, quindi su 100 persone 15 vanno in chiesa. Ma, cioè, ma non è, padre, quando c'è un santo, quando c'è una goccia di mele, e i mosche si ribellano, una goccia e mele, sì. Quando ci sono damigiane d'aceto e i mosche non vengono a tirare. Stamattina oggi sono arrabbiata, non mi ha portato la canzone. Eh sì, è stata una stamattina dimenticata. non ha portato la canzone, io che me l'aspetto tutte le settimane, anche se poi è entrato nei nostri studi cantando. Cosa stava cantando? Non mi ricordo. una canzone popolare, del Ciuccio. Ciuccio mio, per chi si muore. Paglia e fieno, non riesco a imparare le parole, ciuccio mio perché si è morto, paglia e fieno non te mancava, anzalata era già l'orto, ciuccio mio perché si è morto, vabbè, è una domanda
No, ma questa mi piace, sta canzone, credo, Ciuccio, Caviano Ciucciariello, che era una cosa... Non è sua, no? Perché? Perché io non riesco... No, è questa della tradizione popolare. No, la tradizione popolare, Caviano Ciucciariello, che era una cosa fina, se la faccia Ragliano dalla sera alla mattina. Cioè, questa canzone è stupenda, perché questo qui è più affezionato allo Ciuccio che alla moglie. Addirittura! Sì, quando mi è morta moglie, ma... Un nebbe di spiacere, senza sospiro e lacrime, aiva a sotterrare. Mo che mi è morto un giugno, chiaggio con gran dolore. Uno dei motivi è perché una volta l'asino veniva usato per il lavoro, e quindi se te moriva l'asino erano guai, perché dovevi portarle tu le cose dalla campagna alla casa. Facebook, come vai? Ogni tanto leggo la cosa simpatica. Vabbè, leggevo ieri gli orari delle confessioni, sì, delle messe, cioè sì, questa cosa sì, è bellissima. Sì. Io ricordo, approfitto, io il martedì quando vengo a registrare, sono molto carico, perché già dalla mattina mi alzo presto, alle 6:15 mi alzo e alle 7 inizio il rosario alla messa, alla chiesa di San Giovanni. A proposito di affluenza, 7, 8, 10 persone, per il momento abbiamo iniziato da poco, comunque lo faccio quindi ogni martedì e venerdì la mattina presto il rosario, iniziamo la giornata con il rosario, sono i giorni che meditiamo i misteri. Ma il rosario che dolore. Cos'è? È la memoria di Gesù che si prolunga, per esempio il martedì e il venerdì si meditano i misteri dolorosi, Gesù nell'agonia, Gesù flagellato, Gesù schernito, schiaffeggiato, coronato di spine, Gesù carico della croce, Gesù che muore in croce, i cinque misteri, e chiediamo alla Madonna di aiutarci a pensarli veramente, così possiamo affrontare gli inconvenienti, certo, della vita, i dolori, le cose che non vanno come diciamo noi, trovarci pronti. Ecco, la preghiera serve a questa, è un'arma. Ecco, perché la vita è una lotta, non contro gli altri uomini, è anche contro noi stessi, il male che, come c'è nel cuore mio, c'è nel cuore. Invece le confessioni? Le confessioni, abbiamo incominciato a confessare, speriamo che questo è un sacramento bellissimo, che uno possa fare l'esperienza di sentirsi incoraggiato, confortato, coraggio. Poi il Vangelo della Domenica, prostitute e delinquenti, io... mi sento peggio delle prostitute e dei delinquenti nel cuore, ecco, perché poi, non, ripeto, il problema non è farli certi peccati, già pensarli, certi movimenti del nostro cuore, sono brutti, abbiamo bisogno di dire Signore mio, perdonami, Signore aiutami, e così poi lo possiamo incoraggiare anche gli altri, senza dimenticare che la Chiesa, Gesù l'ha fondata su Pietro, quello che ha peccato e quindi è diventato capace pure di perdonare gli altri. Un po' come succede con i nonni. Perché i nonni sono più comprensivi dei genitori? Per la responsabilità? Perché no, hanno peccato di più. Ah, beh! Hanno peccato di più e hanno imparato di più. Perché si impara sbagliando. Certo. Se ne commettono fesserie nella vita. Tutti, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Perciò dico, con tutto rispetto per gli psicologi, per gli psichiatri che aiutano, però non ti danno la soluzione. Dice che la psicoterapia è una specie di confessione, però non c'è la soluzione, non c'è io ti assolvo. Invece la confessione c'è l'io di Gesù, non di Don Giancarlo, Don Francesco, Don Nicola. Ecco, se io credo che è Gesù che mi dice io ti assolvo. Ma le è mai capitato di non assolvere durante una confessione? Difficile. Anche perché poi ho letto alcuni santi si sono pentiti di non avere dato la, quindi ha sempre assolto. Sì, per il momento sì. Ma no, però una volta che non voleva assolvere. Non ne parliamo, è un argomento questo qui, noi il segreto. No, ci mancherebbe, sì, non no, è che non voglio lo sapere. Lo so, ma né il contenuto e né la, ci mancherebbe, non mi permette. Sì, no, mi incuriosisce pensare. Non te l'ho detto così per ripetere. No, lo so, te lo l'ho so. Detto con te. No, mi incuriosisce, ma io questo non lo voglio perdonare, non lo voglio assolvere. Non è che lo dici. Io, ma proprio perché a siamo parte il umani, fatto che quando, lei è umano. Quando già uno entra in confessione, quando uno chiede di confessare, è già fatto tutto. Poi se uno può dire una parola buona, può incoraggiare, vabbè. Ma già il fatto che uno decide, già c'è la grazia. Don Gianca, ci vediamo la settimana prossima, però sempre, voglio parlare, se Dio vuole. Sempre a Dio piacere. Parliamo di questi effetti... di questi fenomeni, di questi doni di Dio. Ma parliamo pure di testimonianze. Io mi vedo di recuperare di testimonianze. Perché queste testimonianze straordinarie, certo, lo straordinario certo, lo dobbiamo rintracciare delle persone vive, in qualche mamma di famiglia, per esempio. Chiudiamo così. Sono stata alla Certosa l'altra volta e il priore fremeva perché dopo l'incontro con noi, con io e un amico, doveva incontrare un nostro fratello di Catanzaro.
Questo qui, da quando lui è in Calabria, il priore del Certosio, ogni anno ci ha portato un figlio a benedire. L'altro giorno doveva benedire il 15° figlio. Mamma mia! Io questo sarebbe bello, andare a trovare queste persone con 15 veramente, figli. Veramente. Allora qua capisci se Gesù Cristo è una favola oppure no. È vero. Don Giancarlo, ci vediamo martedì prossimo. Grazie da me di Oscar Pelli Regia, arrivederci.